relazione di Marco Genis, che io adesso vi leggerò con una premessa. Marco Genis ha un modo di scrivere estremamente chiaro, estremamente lieve, ha scritto anche un romanzo. Ed è lieve, però ha un rigore che è cartesiano. A volte questa, leggendo il testo, si ha la sensazione che tutto appunto si stempera in questa lievità, mentre invece ci sono delle riflessioni, dei pensieri estremamente profondi. Quello che vi vado a leggere, non a caso appunto è un testo breve, ma che ha all'interno alcuni temi che sono già emersi. Ad esempio, a me ha colpito in modo particolare l'attenzione al concetto di tempo che ha dedicato il professor Borgna, che anche Marco G. prende in considerazione, non tanto qui perché è un testo breve, ma in altri suoi testi. Il testo che vi leggerò si intitola Diritto di fuga, che è un'antropologia della mobilità. Il concetto di mobilità è uno dei temi cari a Marco G. La città ideale non è soltanto quella le cui bellezze spettacolari o i cui segreti commuovono e seducono, dove è bello vivere, camminare e respirare, ma è quella da cui è possibile partire in qualsiasi momento per dirigersi con slancio verso altri orizzonti. La questione della mobilità non è pertanto facile da affrontare. Bisogna poter coniugare lo spazio a qualsiasi tempo, ritrovarsi in esso e scoprirlo, controllarlo o lasciarsi trasportare per riuscire a farlo diventare una fonte di piacere. Non per nulla l'immagine della Parigi del dopo-anteguerra, con le fisarmoniche agli angoli delle strade, gli autobus con la piattaforma posteriore e i negozi di frutta e verdura, è sempre associata nella mia mente a quella delle ferie pagate, delle biciclette, dei tandem e della folla che scendeva dal treno alla scoperta delle spiagge del nord. Le automobili, dopo la guerra, stimolavano ancora il gusto per le scampagnate e la spensieratezza. Il libero utilizzo dello spazio presuppone che venga liberato anche l'uso del tempo. Il tempo libero non è quello a disposizione del disoccupato, ma quello atteso, immaginato prima ancora di essere vissuto e di cui ci si ricorda aspettando che ritorni. Oggi siamo ancora molto lontani dal raggiungere questo obiettivo. La disoccupazione, il dover restare a casa, la maggior parte dei bambini dei quartieri cosiddetti difficili non partono in vacanza, il presente perpetuo nel quale i mass media ci rinchiudono, gli squilibri che rendono i centri storici, per chi ha la fortuna di lavorare, un semplice luogo di passaggio tra casa propria e l'azienda, ostacolano la creazione di uno spazio-tempo di libertà. L'auto è diventata un mezzo di trasporto pesante, faticoso, caro e sottoposto a qualsiasi controllo, che utilizziamo in mancanza di alternative. Supponendo che la voglia di evasione esista ancora, l'auto non potrà più esserne lo strumento. Negli ingorghi inquinanti delle città e delle autostrade, la macchina ha perso il suo fascino poetico. Dobbiamo riscoprire la poesia della frontiera e del diritto di fuga. Sogno un mondo senza petrolio, una città che ha ritrovato il proprio orizzonte, con spazi liberi in cui camminare e pedalare, mezzi pubblici silenziosi e comodi, accessibili a tutti. In questo mondo, in cui ognuno utilizzerebbe come vuole i giorni di ferie, la possibilità di sparire di nascosto all'improvviso, sarebbe un diritto fondamentale. Finito il concetto di rientro, di riapertura delle scuole o di ripresa della vita politica dopo le vacanze o di qualsiasi altro tipo di ritorno. Un'organizzazione più flessibile personalizzerebbe ogni percorso. Le autostrade verrebbero distrutte e all'uscita dei grandi agglomerati urbani ampi parcheggi verrebbero gestiti con solerzia. Qui ognuno potrebbe prendere un veicolo elettrico a qualsiasi ora del giorno e della notte,
per inseguire i propri desideri e fuggire attraverso strade di campagna per assaporare la dolcezza del crepuscolo o, come recitano i versi di Rimbaud, abbracciare l'alba d'estate. Lungi dall'essere reazionario, questo sogno è quello della più alta tecnologia. Ma questo sogno è anche un'utopia. Un'utopia che vorrebbe ricordare quanto sia necessario, oggi più che mai, riscoprire le due grandi dimensioni simboliche dell'uomo e della società, il tempo e lo spazio. L'antropologia ha sempre avuto una vocazione critica nella misura in cui si è data come oggetto le procedure di alienazione nel sociale, evocate da Levi Strauss nell'introduzione dall'opera di Marcel Mauss. Oggi queste procedure passano attraverso la diffusione istantanea delle immagini e dei messaggi che ci danno l'illusione di vivere in un mondo di libera circolazione e alla velocità della luce. In realtà, le grandi metropoli sono mondi a compartimenti, mondi di segregazione, in cui le barriere tra le classi sociali sono invalicabili. Mondi in cui molti sono confinati in casa. Ecco perché la città costituisce un terreno di osservazione privilegiato. Il mondo si urbanizza, ma l'urbanizzazione ci ha fatto perdere di vista la realtà della città storica. Le immagini del mondo città ci danno l'illusione del flusso infinito. Ma le difficoltà della grande metropoli, della città-mondo, ci riportano alla realtà. Dobbiamo analizzare le illusioni e gli aspetti reali della mobilità contemporanea per misurare la vera posta in gioco della storia contemporanea. Un'antropologia della mobilità dovrebbe avere due obiettivi prioritari: risituare gli individui e le comunità nella loro temporalità e nei loro spazi, denunciando gli stereotipi identitari, per restituire a ciascuno uno spazio di mobilità e di libertà, rivelando le scaltrezze dell'ideologia in cui viviamo, l'ideologia del consumo che ci impone l'immagine di una mobilità illusoria. Questo è il testo di Marco Getti.